Allora, è stato meraviglioso ascoltare di Gesù Cristo. Io, quando devo preparare una predicazione e lo Spirito Santo mi parla di Gesù Cristo, mi suggerisce sempre che la predicazione completa è perfetta. In esso nasce ogni cosa, si racchiude ogni cosa e finisce ogni cosa. Quindi noi dobbiamo realizzare Gesù per realizzare tutto l'essenza della nostra vita, della spiritualità e della vita eterna. Quindi io ringrazio i conservi che mi hanno anticipato, ringrazio anche il pastore Petrone, tutti quelli che collaborano con la trasmissione, che permettono questo tempo. Ringrazio anche tutti quelli che a casa intercedono perché ci arrivano preghiere di intercessioni. Ringrazio e confido che Dio susciti ancora intercessori per il suo popolo. O ci fosse qualcuno che salisse sulle mura per intercedere a favore del mio popolo, dice la parola di Dio. Quindi si innalzi un popolo di intercessori in questo tempo. Amen. Il Signore mi suggeriva di parlare, sosseguendo una linea co di continuo. La settimana scorsa il pastore Petrone mi ha dato l'opportunità di condividere, ho parlato dell'amarezza e questa sera voglio parlare del rifiuto, del rigetto. Molti di noi sono soggetti a questo spirito, a questa influenza spirituale e a questo sintomo anche emozionale. E a volte nemmeno si conosce il perché o nemmeno si distingue questo. Quindi io voglio innanzitutto dire dove nasce il rigetto, dove nasce il rifiuto, quando è entrato nella storia. Il rifiuto nasce nella storia quando Dio scacciò e esiliò completamente Satana, che allora era Lucifero. E lo racconta nei dettagli Ezechiele capitolo 28 dal verso 12. Figlio d'uomo, pronuncia un lamento sul re di Tiro e digli: così parla il Signore Dio. Tu mettevi il sigillo alla perfezione, eri pieno di saggezza, di una bellezza perfetta, eri in Eden, il giardino di Dio. È ricoperto di ogni tipo di pietre preziose, rubini, topazi, diamanti, crisoliti, onici, diaspri, zaffiri, carbonchi, smeraldi, oro, tamburi e flauti erano a tuo servizio preparati il giorno che fosti creato. Eri un cherubino dalle ali distese, un protettore. Ti avevo stabilito, tu stavi sul monte santo di Dio, camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Tu fosti perfetto nelle tue vie, dal giorno che fosti creato, finché non si trova in te la perversità. Per l'abbondanza del tuo commercio, tutto in te si è riempito di violenza e tu hai peccato. Perciò io ti caccio via come un profano dal monte di Dio e ti farò sparire, o cherubino protettore, di mezzo alle pietre di fuoco. Il tuo cuore si è inasprito per la tua bellezza. Tu hai controllo. Corrotto la tua saggezza, a causa del tuo splendore, io ti getto a terra, ti do in spettacolo ai re. Amen. Qui il profeta Ezechiele racconta dettagliatamente quale sentenza ebbe Lucifero, allora cherubino di luce, e perché si insuperbì, perché si ribellò verso Dio, verso la sua autorità. Perché peccò, perché fece cadere l'uomo. Quindi tutta questa ribellione nei confronti dell'autorità di Dio e la misura che ebbe verso la sua autorità permise che fu scacciato, quindi rigettato dalla presenza di Dio e rigettato e rifiutato dall'intera storia e per l'eternità. Satana, che cosa fa? Noi dobbiamo anche riconoscere il nostro nemico per vincere le battaglie, noi dobbiamo anche capire perché a volte noi abbiamo delle influenze emotive, spirituali, perché ce le portiamo addosso e come liberarcene. La chiave di ogni cosa è come liberarcene. Amen. E Gesù, come diceva prima il pastore Massimo, Gesù è l'epicentro di ogni cosa. Su lui si basa ogni cosa e arriveremo anche a Gesù. Ma noi dobbiamo sapere che tutti possono soffrire del rifiuto. Noi non possiamo controllare le persone che ci sono intorno,
Non possiamo controllare quello che ci accade durante la vita, sul posto di lavoro, nel matrimonio. Non possiamo controllare quello che ci capita in famiglia. Quindi noi possiamo essere rifiutati in varie fasce della nostra vita. Possiamo essere rifiutati dal grembo, e ci è arrivata anche la scienza, dicendo che il bambino subisce emotivamente tutte le sensazioni della mamma. Quindi dei bambini possono subire quando la mamma, per esempio, ha una gravidanza indesiderata. Quindi rilascia un rifiuto sul grembo materno. Quando vanno dal ginecologo, per esempio, scoprono che il bambino è maschio, ma invece loro desideravano una donna, e quindi incomincia a rifiutare il sesso del bambino, e questo subisce spiritualmente delle influenze. Quando una donna viene maltrattata, abusata, stuprata, nasce un rifiuto verso quel bambino. Quindi nell'età prenatale già si può essere infetti, diciamo così, influenzati, perdonatemi, da questo spirito di rifiuto. Poi, quando il bambino nasce, dai 0 a 6 anni, nell'adolescenza, fino a che diventerà adulto, si troverà sempre a confrontarsi con la vita. Quindi, può subire rifiuto da un amico, dal padre, dalla madre, dai parenti, dai nonni, da un maestro di scuola, viene bullizzato, quindi si sente rifiutato. E a volte questo rifiuto può avere tre facce. Rifiutare le persone, rifiutarsi se stessi e rifiutare l'intervento di Dio. Allora, qual è la chiave di ogni cosa? Innanzitutto, intercettare queste sensazioni. Molti che si sentono rifiutati, cosa fanno? Scappano dalla cura, scappano dai pastori, scappano dalla chiesa, scappano da Gesù, scappano da un fratello che nel momento in cui ti senti così frustrato, così rifiutato, che ti senti così depresso, non vuoi che gli altri ti curi, non vuoi che gli altri ti pensino, eviti. Altri si nascondono dietro l'alcol, dietro la droga, dietro vari vizi e dietro il peccato. E quando noi pecchiamo e quando noi ci troviamo in questo stato, quando una persona viene, e un padre, faccio un esempio, che lavora così tanto, e un bambino vuole solamente un abbraccio di un genitore, o un marito desidera un abbraccio dalla moglie o viceversa, o un operaio desidera un apprezzamento dal proprio datore di lavoro dopo che lui fa straordinario o tanto, lì viene Satana. Lì viene Satana, e non viene proprio lui stesso, ma manda i suoi emissari oggi, e ti mette addosso un manto che non ti appartiene. Quello è il manto del rifiuto. Il manto del rifiuto appartiene a Satana. È di Satana e sarà eterno per Satana. Non è stato fatto per i figli di Dio. Noi abbiamo il perdono di Gesù Cristo e lui per questo vuole che il suo rifiuto possa cadere su di noi, perché lui sa che al giardino dove lui era il guardiano, il cherubino guardiano, sa che lui fece cadere l'uomo affinché lui potesse avere il dominio, l'adorazione, ma Dio stesso preparò un piano glorioso che era Gesù Cristo. E Satana questo non lo accetta e non lo accetterà mai, perché noi siamo perdonati, perché i nostri peccati sono perdonati, perché noi siamo condonati, perché noi siamo liberati, guariti costantemente. Amen. E allora lui cerca costantemente, in ogni momento, dal grembo materno, amen, di porci addosso il suo manto, il manto di rifiuto. Quando tu accetti questo manto consapevolmente, e inconsapevolmente tu ti allontani da Dio, perché lui ti suggerirà: non sei degno di andare alla croce, quindi ti farà isolare e farà sostituire l'amore di Dio con altro amore, e questo vizierà e condizionerà tutta la tua vita. Se in questo momento tu stai riconoscendo qualche sensazione, se in questo momento tu stai riconoscendo che forse qualcosa di questo è accaduto alla tua vita, io lo posso testimoniare. Io ho subito rifiuto dal grembo materno. Mio padre e mia madre stavano divorziando, volevano abortirmi. Amen. Ho subito rifiuto dall'età infantile. Quando mia madre ha subito, e già l'ho raccontato in qualche testimonianza, una grave depressione, è stata rinchiusa in una clinica psichiatrica e Dio l'ha liberata, gloria a Dio, ma io ero bambino e mi mancava l'affetto di mia madre, di mio padre, perché era costretto ad andare dietro le faccende di casa. E poi da lì le insicurezze della vita, perché questo manto di rifiuto era stato messo sulle mie spalle.
le insicurezze della vita, il condizionamento nella società, il bullismo. Questo hanno portato un continuo manto di rifiuto e manto su manto si posavano sulla mia vita. È un gioco così pesante di schiacciamento, di insicurezza, di paura, di depressione, di panico. Cadde letteralmente su di me. Quindi io so bene di cosa stiamo parlando questa sera e di cosa sto parlando. Io so bene anche che lo Spirito Santo è potente attraverso la croce di Gesù Cristo a darci liberazione questa sera, a darci restauro questa sera, a toglierci quel manto che non ci spetta. Sapete perché? Perché Gesù ha vinto il rifiuto. Perché Gesù è passato per quella trafila. Perché Gesù quando è nato, anzi quando Gesù era nel grembo materno di Maria, Gesù fu rifiutato da Giuseppe. Infatti, fu Gabriele a convincere Giuseppe di quello che stava accadendo nel grembo di Maria. Quindi Gesù ha incominciato ad essere rifiutato nel grembo materno. E quando Gesù fu rifiutato dai suoi fratelli carnali, perché Maria ebbe altri figli. Gesù fu rifiutato dai suoi fratelli, lo dice la parola di Dio, quando lui incominciò a curare gli affari di suo Padre Celeste. Dice, vai, presentati alla festa, compi qualche miracolo, fai vedere chi tu sei, vai, prega per la gente. Lo prendevano in giro anche i fratelli carnali. Poi è stato rifiutato dagli abitanti della sua città, da Nazareth, come è stato rifiutato da Gerusalemme, come è stato rifiutato dai capi religiosi, come è stato rifiutato dai suoi cari discepoli quando alla croce si è trovato da solo, venduto e rifiutato. Ma Gesù, come diceva prima il pastore, uomo d'amore, mansueto in ogni cosa, lui non si è piegato a questo rifiuto, lui non ha accettato questo manto, perché lui sapeva che doveva venire a rompere questo gioco sulla nostra vita, sapeva che doveva venire a rompere questo diritto sulla nostra vita. Gesù è venuto a liberarci, Gesù è venuto a guarirci, a restaurarci. Dice Isaia, capitolo 53, dal verso 1 fino al verso 4, chi ha creduto a quello che abbiamo annunciato e a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci, disprezzato, abbandonato dagli uomini. Uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia, erano le nostre malattie che gli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Gesù alla croce ha subito il rifiuto. Gesù alla croce ha portato il rifiuto. Tutto il percorso della sua vita è stato un continuo essere rifiutato. Famiglia, ambiente, anche coloro che erano stati guariti, anche coloro che hanno mangiato pane e pesce, anche i lebbrosi e anche tutti gli ammalati che avevano subito una grazia e avevano ricevuto guarigione, liberazione, gridarono davanti al Sinedrio, Barabba! Barabba, e in quel momento mettiti nei panni di Gesù, poteva cadergli addosso un rifiuto totale, poteva cadergli addosso una depressione totale, un'angoscia tremenda. Invece no, perché lui sapeva che stava compiendo l'opera del Padre e sapeva che era venuto a togliere il manto del rifiuto dalla nostra vita. Sapeva che doveva confermare che Satana sarebbe stato rigettato in eterno e gettato nello stagno di fuoco, e sapeva che stava da lì a poco a scendere negli inferi per prendere la chiave del dominio che Satana rubò all'Eden, all'uomo nell'Eden, e che l'avrebbe restituita alla sua chiesa, alla sposa perfetta di Cristo. Quindi dobbiamo capire quale grande opera Dio ha fatto nella nostra vita ancora oggi. Dobbiamo intercettare queste sensazioni. Se tu hai subito rifiuto e questo rifiuto ha condizionato il rapporto con tua moglie, con i tuoi figli, il rapporto lavorativo, se tu ti senti rifiutato, se tu aspiri alla vendetta anche perché qualcuno ti martorizza tutto il giorno, se tu ti nascondi dietro tante scuse per non essere curato dal Signore, se tu invece ancora
Ti sei nascosto nel peccato, nell'alcol, nel sesso, nella pornografia, nei legami e tu ti senti rifiutato da parte di Dio e ancora cadi in buchi ancora più profondi. Io questa sera voglio gridare al trono dell'Eterno a favore della tua vita. Oh, Isaia dice ancora: se i tuoi peccati fossero rossi come lo scarlatto, io li renderei bianchi come la neve. Quindi il Signore dice: vieni e parliamone insieme questa sera. Io sono andato alla croce per rompere questo diritto, per strappare il foglio che ti accusava. E il Signore questa sera ancora dice: il sangue di Gesù Cristo è potente a liberarti da ogni spirito di rifiuto. Oh, e se tu lo hai nascosto e questo dentro di te ha sprigionato ribellione, ira, odio, egoismo, se dentro di te hai sentito l'abbandono, perché colui che subisce il rifiuto molto spesso sente l'abbandono, sente che Dio l'ha abbandonato, ma Dio non ti ha abbandonato. La croce di Gesù è ancora potente, la croce di Gesù è ancora ha effetto sulla tua vita. Il sangue di Gesù Cristo scorre ancora in questo momento come scorreva 2020 anni fa, in quel luogo dove molti videro che la cortina del tempio si ruppe e sentirono il tuono e videro il cielo coprirsi. Noi gridiamo in questo momento. Cieli aperti sono su di noi. Noi abbiamo libero accesso al luogo santissimo attraverso Gesù Cristo e noi questa sera possiamo ricevere liberazione. Tu questa sera puoi ricevere liberazione. Si è parlato di depressione, di paura, si è parlato di un seme che deve morire, si è parlato di un seme che deve morire, il seme che muore viene sotterrato nel suolo, viene messo nella profondità, viene schiacciato, ma poi muore e porta frutto in abbondanza. Quindi io voglio pregare in questo momento, mi avvio alla conclusione, voglio pregare insieme ai servi, al pastore, a coloro che sono a casa, che ognuno di voi che si è rivisto, che forse qualcuno ha detto, forse un rifiuto è su di me, forse i miei atteggiamenti sono condizionati perché soffro di rifiuto e non lo sapevo. Mi nascondo dietro l'orgoglio, dietro la rabbia, dietro la ribellione, mi nascondo dietro l'ira, mi nascondo dietro l'alter ego, l'ego esaltato dell'arrivismo. Io questa sera ti voglio invitare, dico sempre alla Chiesa, il 50% della liberazione è nel riconoscere la condizione, l'altro 50% è nel rivelarla. Quindi in questo momento, se tu hai riconosciuto la tua condizione, io ti invito a rivelarla. Fa un atto profetico. Alza le tue mani nel luogo dove ti trovi in questo momento, verso il cielo, dove lì tutto è compiuto nelle atmosfere soprannaturali, perché noi viviamo in un cielo carnale, ma su di noi ci sono atmosfere soprannaturali, dove c'è il tutto compiuto di Gesù Cristo. Io voglio gridare insieme a te in questo momento. Padre, nel nome di Gesù Cristo, rivelalo. Tu che sei a casa, rivela la sensazione che lo Spirito Santo ti ha portato alla luce, rivela la sensazione, rivela il momento, l'emozione, rivela lo sguardo di tuo padre, di tua madre, mentre ti ferivano, mentre ti abbandonavano, mentre sostituivano l'affetto con i regali, mentre ti lasciavano a qualche parente, tu sentivi la mancanza, ti sentivi rifiutato e quindi abbandonato. Mentre a scuola ti hanno bullizzato, o sul posto di lavoro c'è qualcuno che ti opprime gratuitamente, ci sono uomini e donne che hanno subito anche abusi, quindi in questo momento tu ti senti rifiutato o rifiutata, ti sei incolpabilizzata, ti sei dato la colpa e hai detto è colpa mia, quindi tu ti senti rifiutato e abbandonato da Dio. Io ti voglio dire in questo momento ci sono i cieli aperti sulla tua vita. Quindi, oh, rivela davanti allo Signore. Spirito Santo tutto quello che ti è stato fatto, la rilascia tutti i dolori, rilascia queste ferite. Il Signore sta mandando il suo olio affinché le tue ferite possano essere sanate. Sapete, ci sono degli spiriti che opprimono la nostra vita, che si aggrappano alle ferite. Quindi, in questo momento, quando la tua ferita viene sanata, questo spirito va via nel nome di Gesù Cristo e viene la libertà nel nome di Gesù e viene la liberazione nel nome di Gesù, viene il perdono dei peccati nel nome di Grazie, Gesù, Signore. viene il restauro della mia Grazie. tua mente nel nome di Gesù. Ci sono delle psiche così contorte, ci sono dei nodi nella tua mente, tu non sai dove iniziare. Lo Spirito Santo questa sera ti ha portato alla luce una chiave. Rilascia, rilascia il rifiuto e viene l'accettazione. Dio ti ha accettato. Il mondo ti rifiuta, Dio ti accetta. I tuoi cari ti rifiutano, Dio ti accetta. Per la fede ti rifiutano, Dio ti accetta.
Lui stesso è stato rifiutato, ma poi è stato accettato alla destra del Padre e ha ricevuto la gloria eterna. Quindi, Padre, nel nome di Gesù, scenda un manto di potenza, scenda un manto di liberazione, Sì, scenda un Signore. manto di guarigione, scende l'olio, il balsamo dello Spirito Santo in questo momento, lo stesso balsamo, lo stesso olio che ricevette colui che stava a terra ripieno di ferite. Oh, Padre, nel nome di Gesù, che fu portato alla locanda. Tu porti, Signore, alla tua mensa questa sera i tuoi figli. Padre, nel nome di Gesù Cristo, io dichiaro che la tua parola è come un sigillo che viene attivata nello spirito di coloro che l'hanno assimilata affinché porti frutto in abbondanza. Questo seme muore in questo momento, come ha detto il mio caro pastore Massimo, e porta frutto in abbondanza. Padre, grazie, perché tu ancora Amen. questa sera Grazie. ascolti grida, ascolti lamenti, ascolti lacrime, ma stai portando gioia, stai portando libertà, stai portando pace nei cuori, nella mente, nello spirito, nell'anima, e le volontà si pieghino affinché Gesù Cristo possa essere innalzato al di sopra di ogni nome, ed ogni cosa che è nei cieli, ogni cosa che è sulla terra e ogni cosa che è sotto la terra glorifichi il nome del Signore, perché Lui è Re. Lui è il sovrano e lui siede sul trono nel nome di Gesù. Amen. Amen.